passato prima a conoscere i suoi genitori come si fa con la ragazza a cui si tiene davvero. Ho aspettato tanto tempo perché arrivasse quella giusta, che non fosse spinta da interessi economici e altre pessime intenzioni. Ho lasciato che arrivasse lei da me, senza forzarla, senza pretenderla, ed eccola qua, a 10 anni da quella notte in cui immaginai di averla posseduta, scrivendoci 324 pagine di libro sopra, eccola qua, a dimostrazione che bisogna stare attenti a quello che si desidera, perché poi bisogna esserne all'altezza. Riesco a farvi capire cosa vuol dire per me guidare una Miura nera per giunta, precisamente 10 anni dopo aver scritto un libro che si chiama I diari della Miura nera. Non poteva capitarmi una macchina migliore di questa per guidare la prima volta una Miura. È praticamente la materializzazione del mio sogno ed è strano. Ho già capito qual era il prezzo da pagare per essere il più figo del mondo negli anni 60. Bisognava avere delle braccia e delle gambe che oggi non si è più abituati ad avere per guidare una macchina sportiva. È fisica a livelli esasperati. A partire dalla posizione di guida, che è ovviamente straiata al massimo, sono raso terra. Ho per forza di cose le braccia stese, ho la pedaliera molto vicina, quindi le ginocchia in gola, ho lo sterzo tra le ginocchia, ma quanto è bella, la macchina più bella mai disegnata, la più bella del mondo, e in nero. E quanto va? Non è solo una questione di bellezza. Quello che mi ha sempre colpito e mi ha fatto innamorare della Miura è il fatto che fosse una macchina follemente ingenua. Un motore 3009 che ho qui. Eccoli i carburatori, sono questi qua. Ce l'ho a, non lo so, 10 centimetri dalla testa. E fu questo il vero stacco dalle altre macchine dell'epoca. Quando Ferrari e tutti gli altri facevano macchine a trazione posteriore con motore anteriore, se ne uscirono con questa che era ispirata a macchine da corsa, come sì, Ferrari faceva la 250 Le Mans, per esempio, con motore posteriore, centrale posteriore, e anche lì il motore lo si aveva a pochissimi centimetri dalla schiena. O magari quella che ha ispirato di più la Miura, che fu la Ford GT40. Però attenzione, erano macchine da corsa, non da strada. Questa fu la prima a portare su strada le follie e le esasperazioni tecniche delle macchine da corsa. Chiaramente non riuscì ad eguagliare l'efficacia e il piacere anche di guida di quelle macchine lì, ma quanto a bellezza non ce n'era e non ce n'è per nessuno. E se vi aspettate una macchina facile, vi sbagliate, è difficilissima. L'acceleratore più duro che ho mai provato, mi ricorda quello della 037, che è ovviamente molto più giovane. Io sto davvero guidando una Miura nera. È impressionante. E cerchiamo di non pensare al fatto che oggi una di queste, così rara in questa colorazione con targhe originali italiane, un SV, 150 esemplari, il minimo che puoi spendere oggi per comprare una Miura nel 2019 è un milione e qualcosa. Questa qui non ci voglio pensare. Provate a immaginare nel 1966 a Ginevra che Lamborghini, appena nata, una casa madre giovanissima, cioè, scoppia come un diavolo. Provate a immaginare cosa hanno pensato tutti gli altri quando questi qui
se ne sono usciti con questa macchina, con questa linea. Nessuno poteva immaginarselo nel 65, l'anno prima, quando al Salone di Torino Lamborghini ha presentato un telaio scatolato con questo motore montato, questo 3009 che era chiamato 400, TP400, trasversale posteriore. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che l'anno dopo il mondo dell'automobile sarebbe invecchiato inesorabilmente con l'avvento della Lamborghini Miura. Lamborghini era una fabbrica, una realtà giovanissima e si serviva di ingegneri giovanissimi e menti giovanissime. Il disegno per Bertone è del maestro assoluto del design, Marcello Gandini. Sotto l'attenta e anch'essa giovanissima supervisione dell'ingegner Paolo Stanzani, che avete sicuramente potuto ascoltare nelle nostre interviste. Il telaio era di un certo Giampaolo Dallara, che forse qualcuno di voi ha già sentito. E molti sanno essere il telaista più importante al mondo. A suo tempo era un ragazzino. Il motore era di un altro nome che forse avete già sentito, Giotto Bizzarrini, che negli stessi anni si è occupato di macchine come la 250 GTO. Io non posso lontanamente provare a immaginare cosa poteva essere guidarla all'epoca, quando c'erano pochissime case madre che facevano macchine sportive sul serio, e questa a tutti gli effetti è stata la primissima supercar, la prima che compravi per essere più figo degli altri, non per correre di più, per essere più figo degli altri. E ci sono riusciti, in pochissimi mesi è diventata un sex symbol e tutti volevano la Miura. Il fatto che fosse dichiaratamente sensuale e di una sensualità prorompente, violenta, senza nessun tipo di filtro, oggi la rende un oggetto inconcepibile per i tempi moderni. È per me, senza nessun dubbio, il simbolo della bellezza automobilistica è lei. Il concetto, tutto quello che si porta dietro la Miura, non ha nessun paragone, nessuno. Era una macchina ingenua e aveva tantissimi difetti. Tra i primi, il fatto che era altamente portante davanti, e più il serbatoio si svuotava e più perdeva peso davanti, più tendeva a sollevarsi con la velocità. Era una macchina che dichiarava nella versione SV 290 km/h. Stiamo parlando degli anni 60, fine anni 60, inizio anni 70, 300 all'ora quasi. Non era roba da molti, eh? Non so se effettivamente avesse 385 cavalli, non so se davvero facesse 290, io non avrei il coraggio di provarlo. Resta il fatto che dilaniò la scena automobilistica mondiale. E l'altro problema che aveva era che occasionalmente, qualche volta, le piaceva prendere fuoco. Chiaramente non era una cosa piacevole, ma, e questo me l'ha consigliato il motorista Giancarlo Barbieri, che abbiamo anch'esso intervistato, mi ha detto: se un domani dovesse mai succederti di prendere fuoco dentro una Miura, cioè se vedi le fiammelle qua dai carburatori, dagli tutto il gas. Io un'occhiata qui nello specchietto ogni tanto la do. Adesso vorrei parlarvi un attimo del perché è così assurdo per me guidare davvero una Miura nera. Forse qualcuno di voi già sa che ho scritto 10 anni fa un libro intitolato I diari della Miura nera. Perché un ragazzo di 22 anni se ne esce a scrivere un romanzo storico con questo titolo e che parla non solo della Miura ma principalmente di lei? Per giunta nera. Vidi una foto di una Miura, non era un SV, nella quale si vedeva soltanto il culetto della Miura nera, scoperto da un telo anch'esso nero. Io su quella foto sviaggiai talmente che ne feci un libro di 324 pagine, poi i più attenti capiranno il perché, proprio 324, e tutto questo 5 anni prima di fondare Drive Experience, quindi... Strano, no?
Fatto sta che lo feci ed eccomi qui, 10 anni dopo, moltissime delle cose che ho immaginato in quel libro si sono realizzate in un modo o nell'altro. Non vi sto a raccontare io quanto è assurdo e quanto è importante per me questo momento. Se leggerete il libro capirete da soli che è un'esperienza difficilmente descrivibile per me. È abbastanza sorprendente andare a rileggere il libro adesso e trovare così tante similitudini e parallelismi con quello che in realtà mi sta succedendo nella vita reale. Quindi questo giorno qui, oltre che la realizzazione di un sogno, è anche un po' inquietante per me, perché davvero io mi sono ritrovato in una miura nera e non è proprio per uno come ho iniziato io, non è proprio normale. Non so come potervelo far capire più di tanto. Ci sarebbe da leggere quelle 324 pagine e magari ci capiamo. Ma al di là della mia esperienza personale, com'è la miura da guidare? Ci sono appena entrato in questo fantastico mondo di quei pochi che hanno guidato una miura e ho il dovere di spiegarvela meglio che posso. L'esperienza è dominata dalla difficoltà di utilizzare il cambio, la frizione, l'acceleratore e il freno. I comandi sono non duri, sono impensabili se non si è abituati alle macchine di quegli anni lì. Cioè riuscire a fare un puntatacco fatto bene, che magari tu vedendo passare la macchina da fuori dici ah beh dai, ormai lo fanno col cambio al volante, quel rumore lì. Ma vi assicuro che farlo su questa, anche una cambiata a salire, adesso da seconda a terza, già fare questo vi assicuro che mi ci è voluta tutta la mattina. Mettere la seconda. E si poteva fare molto di meglio. La soddisfazione perché è difficile, perché è primordiale in tutto. E questo va di pari passo con invece lo sterzo, che è di una sincerità e di una purezza a cui non siamo più abituati. È tre razze, un po' di pelle, giri da una parte, giri dall'altra, lei fa quello che le dici. Nonostante abbia delle gomme ridicole per i canoni non solo di oggi ma anche di 20 anni fa. Nonostante questo, la sua risposta ai tuoi input è abbastanza sincera. Chiaramente nel soft handling, se andiamo sull'hard, è nulla. Intendo nei cambi di direzione e nella sensibilità ad andature molto ridotte, va bene, è piacevole, non è una macchina per correre, ma per andarsene in giro allegramente, come sto facendo io adesso, è meravigliosa. Lamborghini Miura. Se la sensazione che volevano ricreare in Lamborghini era quella di una macchina da corsa con un vestito da sera, è perfettamente la sensazione che sono riusciti a riprodurre. Chiaro che è un'illusione, perché non è una macchina da corsa neanche lontanamente paragonabile anche alle macchine da corsa di allora. Non ha un telaio sufficientemente rigido, era un altro dei suoi difetti. Lo spessore stesso dei materiali del telaio era troppo esile. Si percepisce questa cosa qui, ma vi assicuro che se ne guidate una non ve ne frega assolutamente nulla della rigidezza torsionale e di queste cose qui. È meravigliosa così. Folle, sensuale, insensata e bella da morire.